se si collega qualcuno. Vediamo un po'. Che dite? Allora, buongiorno intanto a chi si è collegato, non so chi sia, quindi non vedo i nomi per adesso almeno. E vediamo se arriva qualcun altro intanto. Allora, per chi c'è, diciamo che intanto facciamo la focaccia di Nino, una focaccia semplicissima perché è fatta con un frullatore e veramente si prepara in pochissimo tempo. Allora, io adesso poi ce l'ho pronta, ve la faccio vedere. Vediamo chi c'è. Allora, se vi lassero noia i commenti o le varie... chi entra, praticamente il nome di chi entra in basso qui sul video, qui in questa zona qua, e non vedete quello che preparo qui invece, potete semplicemente con il dito scorrere verso destra e tutti i commenti spariranno. Quindi vedrete soltanto, non vedete più scritte di nessun tipo, ma soltanto la preparazione. Allora, beh, da qualcuno c'è, pensavo peggio anche visto l'orario. E... vediamo che dice, caro schermo, aspettate. Ecco qua. Allora. Ciao Elisa, come sempre presente, grazie, un bacione. Allora, dicevo prima che oggi facciamo la focaccia di Nino. La focaccia di Nino è una focaccia che imperversa nel web, in tantissimi l'hanno fatta. In realtà chi sia Nino non lo sappiamo, probabilmente è il nome di chi l'ha fatta per la prima volta. È una focaccia semplicissima perché basta utilizzare un frullatore, un robot da cucina. Si fa tutto qui dentro, si frulla inizialmente la patata, se avete letto gli ingredienti, poi adesso comunque ve li indico, e successivamente facciamo lievitare l'impasto. Una sola lievitazione, perché dopo averlo fatto lievitare basterà metterlo nella teglia e direttamente in forno, dopo averlo farcito come vogliamo. Farcita, la possiamo farcire con... aspettate... la possiamo farcire con pomodorini, con cipolle, con olive, con erbe aromatiche, con tutto quello che vogliamo. Allora, io intanto accendo il forno, tolgo la focaccia che ho già pronta, l'avevo messa in frigo, ecco qua, ed iniziamo. Qui c'ho la focaccia che ho fatto prima, vedete, è già lievitata, poi vi faccio vedere così almeno vediamo tutti i passaggi insieme. E invece questa è come verrà. Scorrete i commenti verso destra con il dito, così vedrete bene tutte le immagini. Allora, questa è la focaccia di Nino, io ho farcita con cipolle, pomodori e timo, ma voi potrete farla come volete, anche bianca volendo, è buona lo stesso. Dopo la tagliamo e vediamo com'è. Allora, la prima cosa è mettere nel frullatore la patata. Allora, gli ingredienti sono 75 g di patata cruda, 300 g di farina, che può essere una 0, una tipo 1, metà e metà, oppure integrale, metà bianca, quello come volete voi. Potete aggiungere anche delle farine particolari, ad esempio una piccola quantità di grano saraceno o di farro, per dargli un gusto un po' più diverso. Allora, 75 g di patata cruda, 300 g di farina, 3 g di lievito, poi servono 225 g di acqua e 6 g di sale. Per condire invece olio, sale, origano e gli ingredienti a vostra scelta. Adesso vi faccio vedere. Allora, sono andata a prendere il lievito, vi dico perché, è il lievito di birra. Io l'avevo congelato perché in questo periodo di pandemia il lievito non si trovava, si trovavano soltanto i panetti da mezzo chilo. Quindi ho fatto tutti i miei pacchettini e l'ho messi in congelatore. Allora, se anche voi avete il lievito in scadenza o lo comprate e magari non lo usate o vedete che è troppo, congelatelo a piccole porzioni
e non lo tirate fuori prima, ma nel momento in cui lo utilizzate, mettetelo ancora congelato nell'acqua, lo sciogliete e lo inserite nella bicocca. Lo fate scongelare, diventa liquido e più delle volte non dà il risultato che deve dare. Dopo lo pesiamo e lo aggiungiamo. Allora, vi dico subito che con questa dose viene una focaccia utilizzando una teglia del diametro di 28 centimetri, come questa che vi ho fatto vedere prima. Questa è quella che ho fatto stamani. Se invece voi volete fare una focaccia utilizzando la leccarda del forno, quindi la teglia del forno, raddoppiate le dosi, quindi 6 etti di farina, 150 di patata e così via. Allora, perché si è sintonizzata adesso? Se volete, tirate i commenti con il dito verso destra, in modo tale da avere lo schermo tutto libero. Si sente poco. Provo a becciare un po' di più. Dimmi, Daniela, se senti un po' meglio. Ciao. Allora, si prende la patata cruda e si fa piccoli pezzettini. Più sono piccoli, più logicamente il frullatore li farà fini. E più fini sono, e meglio è. Quindi, ora non è che devono essere microscopici, però lavorerà meglio. Quindi la faccio a listerelline, vedete, sottili. E poi la inserisco all'interno del frullatore. Che dici, si sente un po' meglio, Dani, o sempre come prima? Allora, se voi la fate adesso o a fine diretta e la tenete fuori a temperatura ambiente, già per cena può essere pronta, perché con 3 grammi di lievito che io metto su 300 grammi di farina, nel giro di 3-4 ore lievita. Diciamo che io tendo a utilizzare meno lievito e allungare i tempi di lievitazione, appunto perché sia un prodotto più digeribile e più leggero. Però se voi avete più fretta, non, aumentate il lievito, ma non esageratamente. Diciamo che su questa dose potete arrivare fino a 6 grammi, non di più. 6-7 grammi al massimo proprio. Allora, se non ho il lievito fresco, ciao Gina. Allora, Daniela, se non hai il lievito fresco, ma hai il lievito quello secco, considera che ogni grammo di lievito secco, quello di birra mastofornaio classico, equivale a allora, 3 grammi di lievito secco, 1 grammo di lievito di birra. Quindi in questo caso è quello fresco. Allora, aspetta. Sì, esatto, 3 grammi secco, 1 fresco, quindi in questo caso metti 9 grammi di lievito, ho detto una cavolata, perché 1 grammo di lievito secco equivale a 3 grammi di lievito di birra fresco, quindi in questo caso metti 1 grammo di quello secco e sei a posto. Avevo invertito le dosi. Allora, tanto è arrivato anche Massimo, che non ride qua dietro. Allora, frullatore, si frulla un po'. E ogni tanto si spegne il frullatore e con una spatolina si tirano giù i pezzettini di patata. Faccio così più o meno per 2-3 volte. La patata, adesso vi faccio vedere, diventa sempre più fina, non so se si vede abbastanza. Allora, per chi si è collegato adesso, dicevo che se spostate con il dito i commenti verso destra spariscono e vedete l'inquadratura. Esatto, Daniela, 1 grammo di lievito quello secco mastrofornaio. Ciao Massimo. Laura, ti devi comprare il bimbi, Caterina, smessi, quant'è che ci penso? Però è fortissimo, hai ragione. Allora, frullata la patata, io metto un po'
della farina della dose. Io ho utilizzato la farina tipo 1, ma come vi dicevo prima potete tranquillamente utilizzare qualunque tipo di farina volete, quindi ad esempio la 0 classica, la tipo 2, l'integrale, oppure mischiarle, metà integrale e metà bianca, bianca con una piccola parte di farro e via dicendo. Allora aggiungo metà della farina grosso modo e inizio a frullare in modo tale che con la farina le patate saranno ancora più sottili. Cerco di farvelo vedere, ecco qua, si vede? La farina ha inglobato le patate, quindi rimettiamo tutto a posto senza far danni e aggiungiamo la restante farina. La farina e 6 g di sale, io lo aggiungo adesso prima di mettere il lievito. E diamo una frullatina veloce. Penso al lievito. Allora, come vi dicevo prima, per chi c'era, il lievito è congelato perché l'avevo messo via quando si trovavano solo i pacchetti da mezzo chilo e io in questo caso utilizzo il lievito fresco, però potete utilizzare qualunque tipo di lievito voi abbiate, quello secco, quello madre secco, quello madre solido classico normalissimo, quindi vedete voi. Allora, su 300 g di farina io metto 3 g di lievito. Ecco. Anche se è congelato nell'acqua si scongelerà velocemente. Allora metto il lievito, vedete? Qua. Questa è la mia bilancina che pesa in grammi, ma se voi non l'avete comunque sia non fa niente, perché di solito anche le bilancine normali pesano comunque di grammo in grammo. Allora, io ho aggiunto il lievito nell'acqua e prima di metterlo all'interno del robot lo sciolgo semplicemente mescolando, si scioglierà velocemente. Se volete potete comunque mettere anticipatamente il lievito nell'acqua mentre fate tutta la procedura di frullare la patata e la farina, in modo tale che inizierete piano piano, quindi sarà più veloce poi una volta che inizierete a girare e scioglierlo, farlo sciogliere, però è una cosa da poco. Allora, per chi si è collegato da poco, ripeto che stiamo facendo la focaccia di Nino. È una focaccia che sul web gira tantissimo, io l'ho provata qualche anno fa e poi mi ero dimenticata. Ieri l'ho rivista per caso e ho detto perché non rifarla, perché mi ricordavo che era buonissima. Si usa un frullatore, la teglia, una sola lievitazione e è fantastica. Almeno per me è fantastica, voi provatela e fatemi sapere. Se la fate adesso sarà pronta per cena, se volete. Poi dopo vi do un altro trucchetto. Allora, io inizio ad inserire l'acqua nel boccale del frullatore. Aziono il frullatore e verso piano piano. Velocissimo e semplicissimo, ci vuole più dopo rilavare il frullatore in sé che a preparare la focaccia, però insomma è una cosa rapida. Allora vi faccio vedere, togliamo questo, ecco qua, sembra quasi una torta ma in realtà è una focaccia, vedete, guardate, vedete che è collosissimo e appiccicoso. Quindi è un impasto che non può essere lavorato con le mani. A questo punto l'impasto è pronto. Quindi prendiamo
un contenitore, io adesso lo metto in questa ciotola che ha il coperchio per comodità. Ciao Marcella! Allora, per comodità lo tappo dopo e lo metto a lievitare, ma potete usare qualunque tipo di contenitore, una ciotola in vetro, una ciotola senza coperchio che poi coprite con una pellicola, o un contenitore anche tipo questo, un contenitore rettangolare va benissimo. In questo caso riuscite a vedere la lievitazione, quindi quanto il vostro impasto aumenterà di volume. In questo caso, siccome la ciotola è bianca, dovrete togliere il coperchio o la plastica e controllare, però con queste dosi ci vogliono circa 4 ore, 3 ore e mezzo, 4 tutte. Allora, ungiamo un pochino il contenitore che avete scelto. Ecco qua, proprio una cosa rapida. E andiamo a versare l'impasto della focaccia all'interno del contenitore. Quindi togliamo la lama interna. La cosa noiosa di questa lama è... Ciao Teresa! E praticamente lavarla dopo, ma non lavare la lama in sé, ma lavare questa parte qui interna, perché un po' di impasto ci rimane sempre, quindi state attenti, non fate come ho fatto io la prima volta che mi era rimasto tutto appiccicato e l'ho dovuto rilavare due volte, ma vi consiglio di metterlo un po' a bagno nell'acqua, anche dentro questa ciotola, no? Piena di acqua, in modo tale che si ammorbidisce e poi viene via bene. Allora, versiamo l'impasto . Vedete? Se volete tirate i messaggi con il dito verso destra in modo tale che lo schermo rimarrà tutto libero, vedete un po' meglio. Allora, ieri ho trovato un altro impasto di un'altra focaccia che è buonissima, è bella morbida, viene bella alta e si impasta con un cucchiaio dentro la ciotola. In 2 minuti si lascia lievitare tutta la notte, la mattina si dà la forma, si lascia rilievitare e si cuoce, cioè anche quella è facilissima. Quelli più complicati, insomma, tutti lievitati e via dicendo. Però se uno non ha tempo, non ha voglia o semplicemente vuole fare qualcosa di diverso, quella un giorno la facciamo insieme, veramente veramente. Adesso la faccio vedere. Guardate, questo è il pezzettino che è avanzato oggi a pranzo, vedete, guardate qua, cioè è una sofficità unica. Non so se Massimo c'è sempre, sono arrivate tardi. Ciao Manuela, adesso te lo dico cosa stiamo facendo. Non so se Massimo, dicevo, c'è sempre in linea, ma questa che oggi non ti ho detto niente perché ancora non l'avevo assaggiata, è una delle focacce che bisognerà fare, o la fai da solo in questi giorni, la facciamo insieme, ma buonissima. E poi sì, essendo bell'altro ci si mette la Bologna o quello che uno vuole, insomma. Allora, Emanuela, quindi la prossima volta? Sì, la prossima volta Daniela si fa quella, sapessi quante ce ne sarebbe da fare, però possiamo fare quella lì la prossima volta, ci organizziamo. Allora, Emanuela, dicevo che qui oggi stiamo facendo invece non quella che hai visto, ma questa, che è la focaccia di Nino. Una focaccia, Nino non sappiamo chi è, sicuramente l'inventore di questa ricetta, una focaccia che è rifattissima sul blog. Ciao Katia! È semplicissima perché si fa con un frullatore. Io dopo salvo la ricetta sulla pagina e quindi ve la potete rivedere tranquillamente. C'è anche la ricetta nel blog, però il video insomma è più comodo. Vi basterà una patata, circa una patata media, perché per la dose della teglia da 28 cm ne bastano 75 grammi, che poi se sono 80, 90 va bene lo stesso, non state a togliere un pezzettino, 300 g di farina bianca o a vostro piacimento, potete usare la semola, metà e metà, metà bianca, metà semola, integrale e via dicendo, 6 g di sale, 3 g di lievito di birra fresco e 225 di acqua. Poi la condite con o con i pomodorini, con la cipolla, quello a vostro piacimento. Allora, adesso vi faccio rivedere l'impasto. Si frulla, come dicevo, tutto
perché è arrivato adesso in un frullatore, in un robot da cucina classico. E praticamente una volta che l'impasto è pronto, molta soia. Sì, Elisa, quella è sofficissima, guarda, veramente, la prossima volta facciamo quella. Allora, una volta che l'impasto è pronto, lo mettiamo in una ciotola, in un contenitore dove volete, coperto e leggermente unto di olio all'interno. Questo è il risultato, vedete? È un impasto collosissimo, appiccicosissimo, che praticamente non si lavora con le mani. Sarebbe impossibile, si attaccherebbe tutto. Allora, l'impasto è pronto, io lo copro e lo faccio lievitare, deve diventare bello gonfio, adesso vi faccio vedere. Diciamo, si dice di solito fino al raddoppio, ma comunque deve essere bello spugnoso e bello golloso, circa 3-4 ore di lievitazione. Dopo 3-4 ore l'impasto è così, guardate, togliete i commenti, spostateli con il dito verso destra, vedete quante bollicine qui ha fatto, praticamente era a questo livello qui inizialmente e è diventato in questo modo. Allora, ecco qua, vedete che è morbidissimo. A questo punto non scuotetelo come ho fatto io, perché la lievitazione ne basta una, quindi adesso non lo faremo rilievitare, ma lo metteremo nella teglia. In una teglia, io ho utilizzato questa da pizza che è bassina, vedete, del diametro di 28 cm, con 300 g di farina è perfetta. Se voi invece avete una teglia, ad esempio, di 32 cm o qualcosa in più, potreste fare una dose e mezzo, quindi 400-450 g di farina e quindi andare ad adeguare tutti gli altri ingredienti. Se invece volete fare la leccarda del forno, quindi la teglia del forno, quella tradizionale, dovete fare il doppio della dose, 600 g di farina, quindi raddoppiare tutti gli ingredienti. Allora, la teglia va untata, non in maniera eccessiva, potreste anche utilizzare la carta da forno, specialmente nella teglia da forno, se avete delle teglie in cui l'impasto tende ad attaccare, però sicuramente in queste teglie qui specialmente non c'è bisogno. Allora, una volta unta, prendiamo, sicuramente con la teglia, con la ciotola tonda, questa operazione è più semplice di far cadere l'impasto all'interno della teglia, però insomma quello non è un problema. Allora, rovesciate l'impasto e delicatamente, guardate, con una spatola si toglie dal contenitore, si aiuta a cadere. Se riuscite, cercate di mettere l'impasto all'interno, cioè al centro dello stampo, non su un bordo come è venuto adesso a me perché stavo guardando la diretta, però insomma non è un problema. A questo punto o fate in questo modo, quindi cercate di allargare l'impasto andando a coprire tutta la teglia, oppure se vedete che l'impasto è un po' resistente, perché in questo momento non va schiacciato, perché se lo schiacciate eccessivamente uscirà tutta l'aria, tutte le bollicine che si sono formate, e logicamente non avendo una seconda lievitazione nel forno non sfogherà come si deve. Quindi c'è un trucchetto, adesso vi faccio vedere. Allora, il trucchetto è questo: cercare di allargare l'impasto, però se l'impasto è tenace, come vedete, non è del tutto facile, quindi o vi ungete le mani. Anna, è bello da vedere questo impasto, sì, perché è morbidissimo e veramente, cioè, se tu quando lo tocchi senti tutte le bollicine sotto le dita, e è grandissimo, perché uno dice all'inizio vedi un impasto come era all'interno del frullatore, no? Tutto colloso in quei modi, dici ma che viene, la prima volta invece dici ma qui non viene niente, invece in realtà qualcosa viene fuori veramente. Allora, se l'impasto vedete che è un po' tenace, voi bagnatevi le mani con un pochino di acqua all'interno di un contenitore e delicatissimamente, quindi senza andare a rompere le bolle, cercate di allargarlo, perché logicamente il glutine comunque sia un po' tende a ritirarsi una volta che dalla teglia lo mettiamo, dalla ciotola lo mettiamo all'interno della teglia. Vedete che è appiccicosissimo, tende subito ad attaccarsi alla dita, però facendo in questo modo
non si rovina. Adesso vi faccio vedere se ci riusciamo, qui c'è una bollina bellissima. Allora, ecco qua, vedete? Poi comunque possiamo comunque un po' muoverlo in questo modo e cercare di allargarlo. Non so se si vede, che è, ditemi se si vede o no, è proprio sofficissimo, vedete? È appiccicoso. Qui c'è una bolla d'aria, un'altra qua, se riuscite a vederla. Allora, a questo punto dobbiamo farcirla. Farcirla, quello è a proprio gusto, perché potete lasciarla o bianca in questo modo, quindi mettere soltanto un pochino di... senza sporcare! È cosa essenziale, Elisa, sì, perché poi devo toccare i pulì, quindi quello è... Già c'è il frullatore dalla vacca, è tutto appiccicato, però insomma, dai, viene... il risultato è ottimo, quindi ne vale la pena. Allora, dicevo, o la lasciamo bianca così mettendo sopra un pochino di, grazie Dani, di olio, di sale, volendo anche un pochino di pepe. È arrivata anche la zia. Zia, ciao! E sale, olio e poi volendo delle erbette aromatiche, di rosmarino o quello che volete, oppure con cipolla, pomodorini e via dicendo. Allora, questa ve la faccio rivedere, è quella con le cipolle, i pomodorini e il timo che ho fatto stamani. E adesso questa, siccome qui c'è già la prenotazione del mio fratello che stasera questa se la porta a casa, metà la farò con la cipolla, che a lui piace la cipolla, metà col pomodoro, perché la sua moglie la cipolla non la mangia, quindi ne facciamo metà e metà. Poi zia, un pezzo verrà giù dopo. Perché se no c'ho quella già cotta, questa la prende Alberto e un'altra che ho fatto prima che è lievitare e insomma, voglio dire, diventano un po' tanti. Quindi un pezzettino, zia, ti tocca anche di questa. Allora, se lo lascio così senza allargarlo, che succede? Non lo so, nel senso che non l'ho mai fatto, l'ho sempre un po' allargata, ma io penso che comunque viene bene, perché senza allargare... ciao Gemma! Ciao Elisa, grazie! Allora, penso senza allargarla verrà più alta ancora, perché viene proprio a cupoletta, quindi in quel caso io penso che senza metterci niente sopra, ma solo olio, sale e se uno vuole un po' di pepe o erbe aromatiche dovrebbe venire bella altina. Quella bisognerebbe provare, brava. Ora con quella che ho fatto adesso, che mette a lievitare, lo provo e poi faccio sapere. Allora, io ho fatto un pochino di cipolla e la metto in una metà. Comunque se avete tempo anche nei prossimi giorni provatela, perché è veramente buona. Allora, l'idea è che richiama un po' la focaccia pugliese, perché comunque c'ha la patata dentro, anche se non ha la semola, che la focaccia pugliese è metà e metà, metà farina bianca e metà semola, e ha la patata lessa all'interno. Questa la cruda, diciamo che un po' richiama, no, l'idea di quella ricetta tradizionale. Però è comodissima perché non c'è da lessare niente, non c'è da preparare niente. Si prende una patata cruda, il frullatore, si frulla quindi la patata con la farina, il lievito, acqua, tutto insieme, tutto all'interno del frullatore e si fa lievitare. Quindi è proprio comodissima. Allora, vi dicevo di anzi un trucchetto: se voi volete fare la focaccia per il giorno dopo, ma non avete... la prima volta che seguo. Grazie Teresa, in realtà è la prima volta che lo faccio qui su Facebook, ho fatto dei video su YouTube, ma qui è la primissima volta e c'è sempre una volta in tutto, no? Insomma, anzi pensavo che non ci sarebbe stato nessuno, infatti gli ho detto al mio fidanzato, dico forse saremo solo io e te se ci sarà, e se no dico vabbè faccio io, mi diverto, e invece siamo stati 30, 40, che non è poco, grazie a tutti. Allora, Anna dice, Anna Aurora, si può fare, si può usare la farina di semola rimacinata? Sì, la farina è a vostra scelta, nel senso che io qui ho utilizzato la farina tipo 1, ma potete benissimo utilizzare la farina di semola, metà semola e metà bianca, metà semola e metà integrale, integrale bianca, potete... Oh Elisa, un bacione, è tantissimo che non ci vediamo.
Allora, quindi niente, potete utilizzare qualunque tipo di farina volete, potete anche utilizzare una piccolissima parte di grano saraceno, piccola perché sennò non lievita, un 5% grosso modo del quantitativo, quindi a vostra scelta, anzi secondo me più tipi di farine utilizzate o anche farine alternative verrà anche più buona. La Dani c'è sempre, lo so, lo so. Te l'ho detto se si stava più vicine. Allora, quindi, metà la faccio con il pomodoro e metà con la cipolla. Qui se no chiacchiero non si lavora. La finita arriva a nulla. Allora, li faccio velocemente. Allora, come dicevo prima, potete farcirla come volete. In questo caso io metto cipolla, pomodoro, poi metto un pochino di sale. Allora, all'interno della focaccia ci sono 6, nell'impasto 6 grammi di sale, che non sono tanti perché io ne metto pochi. Se volete potete arrivare fino a 8, 7-8 grammi, non di più secondo me, perché altrimenti poi verrà salata. Poi mettiamo un pochino di rosmarino. Di olio. Con l'olio potete un po' abbondare, perché secondo me nella focaccia ci sta. Allora, la focaccia è pronta. Dunque, se uno, diciamo io, non uno, io non mi fossi dilungata un po' nel chiacchierare, a quest'ora sarebbe già pronta da un po', perché veramente si prepara in 5 minuti e la mettete a lievitare. Dopo lievitata, la mettiamo nella teglia. L'allarghiamo un po' senza traumatizzare troppo l'impasto perché non va affatto rilievitare. Lo condiamo e lo mettiamo in forno. Io ho il forno già a caldo, 200 gradi, nella parte bassa del forno, non a contatto, non so se si vede adesso. Beh, insomma, non a contatto con la base proprio del forno, ma nel ripiano più basso. Io ho messo la griglia e nel ripiano più basso, appunto posizionata, metto poi la teglia, quindi a questo punto una volta stesa, farcita, subito in forno. La lasciamo in forno circa 30 minuti, adesso sono le 2 e no, le 3 e mezzo, quindi verso le 4 è pronta. Se volete sopra, allora, questa risulterà in questo modo. Vedete, qui il bordo è più colorato e il bianca più al centro. Se volete più colorita sopra, se la volete più colorita e più croccante, gli ultimi 5 minuti di cottura alzate la griglia nell'ultimo ripiano più alto e la mettete proprio sotto al grill. Però ecco, quello non importa, nel senso quello è a seconda del vostro gusto. La potete anche lasciare semplicemente nel ripiano basso. Allora, la focaccia è pronta, la tagliamo. Pronta, questa è quella che avevo fatto stamattina. Adesso faccio piano perché ho paura di rigare la teglia. Devo prendere il forbice, no? Forno statico. Allora, no, Anna, io metto il forno ventilato. Diciamo che in realtà per il pane, per queste cose qui andrebbe usato più lo statico, perché anche il pane magari ci vuole quei 5 minuti in più a cuocerlo, però viene più croccante. Io ho un po' il vizio di usare sempre il ventilato un po' per tutto e l'ho utilizzato anche per questo ventilato, però se tu normalmente utilizzi lo statico va benissimo e magari 5 minuti in meno di cottura, controlla sempre la cottura perché lo statico ci mette no, scusate, 5 minuti in più, lo statico ci mette 5 minuti in più, 5-10 minuti in più rispetto al ventilato. Oggi sono un pochino la prima volta, no? Quindi un pochino emozionata. E lo statico ci mette di più, sì, quindi magari stai attenta, te tienila quei 5 minuti in più e controlla comunque la cottura. Dovrebbe venire ancora più croccante. Allora, questo è l'interno della focaccia, non so se riuscite a vederla, è morbidissima. Considerate che questa è cotta di stamani. Però ecco, comunque sia il risultato, vedete, è quello. E il cornicione è più croccante. Adesso non so se si sente, però ha fatto croc. Quindi questa, ecco qua. Allora,
lasciata è semplicissima. Elisa, rifalla perché guarda, è buonissima anche per la merenda delle bambine o anche per la colazione, perché la mattina è anche un pezzettino, è buona anche fredda, insomma, non è che io oggi ho mangiato quella che avevo fatto ieri e era buona lo stesso. Ora voi direte, ma tutti i giorni fa focacce? È 2 giorni che sforno focacce tutto spiano, quale in un modo, quale in un altro, ma insomma, sono venute bene, la sono contenta. Allora, la diretta, diciamo, ci siamo, quella cuoce per 25 minuti ancora, circa, e l'altra è qui a lievitare. Ecco qua, vedete? Adesso non è che si è mossa perché logicamente sono 10 minuti che sono lì. Elisa, se la fai, fammi sapere, mandami una foto, insomma, un messaggio anche su WhatsApp o dove vuoi e mi fa piacere, insomma, sapere che ne pensate. Vi lascio, già nella pagina ci sono tutti gli ingredienti, perché nella foto che avevo messo per farvi sapere, insomma, che facevo la diretta, avevo già messo gli ingredienti. In più vi metto il video, salvo questo video, così voi ve lo riguardate con calma, e vi metto anche il link del blog perché già io nel blog ce l'avevo. Lì troverete 600 grammi di farina, quindi una dose doppia rispetto a quella che io vi ho indicato, perché avevo fatto la leccarda del forno, quindi utilizzavo la teglia del forno. Per una teglia, vi ricordo, di 28 centimetri, o comunque diciamo una quantità inferiore, vanno bene 300 grammi di farina. Allora, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Daniela, ci organizziamo, facciamo l'altra focaccia. E quella è veramente, veramente, ma sai quante ce ne sarebbero da fare? E comunque quella è facilissima e semplice, veramente, anche per chi ha le prime armi. Come questa, se c'è qualcuno che non è espertissimo di panificato, ha le prime armi, insomma, con tutte queste faccendine, è facilissimo perché tutto in un frullatore, non c'è da impastare, non c'è da capire il giusto, la giusta consistenza che deve avere la pasta. Quindi provatela, fatemi sapere e ci vediamo alla prossima ricetta.